ha ora luogo l'antico rito dell'inchinamento. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia benedetta, o Maria, gloria nella quale fossi assunta dagli angeli santi in cielo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, con grande fede e devozione siamo qui convenuti per dire tutto il nostro amore alla Vergine Maria, vestita di sole, e la donna coronata di 12 stelle, e la Madre che ci aspetta, sollecitandoci a camminare rettamente sulle vie del Vangelo verso il Regno di Dio. La Chiesa, che tutti noi esprimiamo qui con devozione in preghiera, oggi in Maria, celebra il compimento del mistero della Pasqua, la morte e la risurrezione di Cristo Gesù. Essendo Maria la piena di grazia, perché preservata da ogni contatto di peccato, è stata subito associata alla vita gloriosa del suo Figlio Gesù Cristo, risorto e asceso al cielo. La nostra festa con cui vogliamo incoronare Maria è anche la festa di ogni battezzato, è la festa
di ognuno di noi, che in Maria glorificata contempla un segno sicuro di speranza e di consolazione. Preghiamo. O Dio, che hai costituito Maria, la madre del tuo figlio Gesù, anche come nostra madre e regina della pace, concedi a noi di essere sempre sostenuti dalla sua materna protezione e intercessione e poter giungere fino a te nella gloria del cielo. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo poi apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, ora si è manifestata la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Salve, o Maria, regina di gloria. Salve, Maria, regina di gloria. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Preghiamo. Salve, Maria, regina di gloria. Grandi cose ha fatto in me onnipotente, e santo è il suo nome. In generazione, la sua misericordia assistente su quelli che lo temono. Preghiamo. Salve, Maria, regina di gloria. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato i beni affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Preghiamo. Salve, Maria, regina di gloria. Fratelli e sorelle, leviamo ora la nostra preghiera a Dio, fiduciosi nella materna intercessione della Vergine Maria. Per questo diciamo con gioia e devozione sincera: per l'intercessione di Maria assunta in cielo, ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché il Signore la arricchisca di sacerdoti generosi e i fedeli vivano come Maria, attenti al Vangelo e operosi nella carità, preghiamo. Per tutti i malati e i sofferenti, perché trovino nella Vergine Maria il conforto della fede, l'aiuto nel loro dolore e la certezza della speranza della vita futura, preghiamo. Per il nostro Vescovo, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, perché sono esempi di Maria, viva la loro offerta al nord di Dio e a bene del popolo fedele, preghiamo. Per i nostri emigrati, che per necessità hanno dovuto lasciare queste nostre terre, perché Maria Santissima Assunta li protegga sempre insieme alle loro famiglie, preghiamo. Per la città di Cassino, per le sue autorità, per tutti i suoi abitanti, affinché Maria Santissima Assunta protegga ogni famiglia, dia speranza e lavoro ai giovani e sostenga gli anziani e i malati, pray.
e diciamo Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prendete un vero pensiero di meditazione, che ci aiuta ad andare al cuore di quello che stiamo felicemente insieme celebrando un rito che è quello della incoronazione di Maria. E le lumi sulla terra e ci pomini per il cielo. È questo che oggi la Madonna ci ricorda. Cittadini del cielo, come lei oggi lo diventa perché è assunta nella gloria del suo figlio Gesù risorto. Maria, cittadina del cielo, ha tracciato un cammino che non è quello orizzontale della nostra vita ogni giorno, che molto spesso non ci permette di guardare oltre il nostro naso, rimanendo imbrigliati nelle porte degradanti delle nostre situazioni conflittuali. Ma il cammino che Maria indica con la sua assunzione è un cammino verticale, in alto, verso il cielo, un cammino verso Dio, e questo ci estratta dal fangoso momento frenante dei nostri limiti, delle nostre cecità, delle nostre debolezze, dei nostri istinti, dei nostri mezzi. Maria ci invita a guardare in alto e ad andare in alto. Solitamente noi diciamo volare alto, ma l'assunzione è più di questo, è essere attratti dall'amore di Dio. E Maria raggiunge per prima questo traguardo pieno, completo e definitivo dell'amore di Dio. Lei entra nel cuore di Dio per sempre, questa è la sua assunzione. Come ritava prima di tutti noi, dice San Paolo, lei è la primizia, perché è la prima redenta ed è la prima assunta, ascesa al cielo, la prima partecipe della pienezza dell'amore di Dio, nel cuore di Dio. E noi dovremmo seguire questo cammino di Maria, guardando in alto, strappandoci dalle passezze della nostra vita quotidiana e arrivando, desiderando davvero non solo di desiderare, ma di continuarci, perché questo cammino sia solerte, non lento, e non rallentato, nella creazione e torniamo al cuore di Dio nella assunzione anche dopo la nostra morte, con la risurrezione finale. E Maria merita di essere cittadina del cielo e di entrare nel cuore di Dio perché pellegrina sulla terra ha camminato con Dio nel suo cuore. Ecco perché entra nel cuore di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, è bello per noi contemplare così Maria, luminosa. In queste sere abbiamo cercato di guardare qualche stella cadente, forse non ci siamo riusciti, ma è pur sempre una stella cadente, un discadente. Abbiamo forse cercato di ammirare il più possibile anche le eclissi della luna, con un certo senso anche di timore. Maria non conosce eclissi. E la luna, così la chiamano i padri della Chiesa, che continua a risplendere nel cielo. Sulla terra il suo cuore è stato illuminato dalla grazia di Cristo, lo ha portato nel grembo, più di così, è madre, e quindi lei può risplendere della grazia di Cristo. Ha camminato con Dio nel cuore. E magari questo per noi è molto importante, non solo cittadini del cielo con speranza, ma nell'impegno essere quei bambini sulla terra capaci di camminare portando il Dio nel cuore. Allora la domanda che quest'anno vorrei consegnare a me, a voi e a questa. A chi abbiamo consegnato il nostro cuore? A chi lo consegniamo un giorno questo cuore? In famiglia, tra di noi, sul lavoro, in ogni ambiente di vita. A chi consegniamo il nostro cuore? Se lo consegniamo a Dio vuol dire che entriamo in pace. Sente pace, dona pace, genera la pace. Ma se così non è, vuol dire che il cuore che siamo consegnato al diavolo. Diavolo significa colui che vive l'uno contro l'altro. Significa il diavolo colui che divide, contro le segna zizzana, controversie, incomprensioni, conflitti, calunnie, menzogne, divisioni, discriminazioni, indici. Se noi consegniamo il cuore al diavolo, si vede, ma possiamo operatori di male o malizia. E allora, queste perverse tensioni con cui a volte noi cerchiamo di vivere l'uno con
istituzioni contro istituzioni, associazioni contro associazioni, famiglie contro famiglie. Mettiamo forte anche sacerdoti contro sacerdoti, istituzioni cristiane contro istituzioni cristiane. Ma questo viene dal diavolo, non viene da Dio, perché Dio è pace. E chi per una contiene il cuore, porta e genera la pace del cuore e dei rapporti. Questo oggi ci lo insegna Maria. Maria non ha mai litigato con nessuno. Maria non ha messo in atto zizzania, ma chi viene il cuore, ecco che il cuore è la riconciliazione al dialogo, all'accoglienza, alla comprensione, all'abbraccio, al perdono. Perché siamo fragili, sì, ma quello che è importante è essere anche pentiti e penitenti per cominciare a camminare tra quelli che vivono sulla terra con Dio nel cuore e desiderare di entrare nel cuore di Dio. Amen.
Thank you.